Anche a Pescara, come in altre città italiane, questa mattina è stata ricordata con la cerimonia una rosa per Norma Cossetto, la studentessa italiana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani nella notte fra il 4 ed il 5 ottobre del 1943. Nel capoluogo adriatico la cerimonia di commemorazione si è tenuta in Piazza Italia con la deposizione di una ghirlanda sulla lapide che ricorda la giovane di origine istriana. Sì, è giusto ricordare questa ragazza uccisa, trucidata, seviziata in un periodo storico difficile in cui le passioni si sono trasformate in delitti, in crimini. Noi dobbiamo ricordarla e vogliamo ricordarla proprio perché era una giovane donna innocente che non aveva nessuna colpa se non quella di essere italiana e come tanti italiani è stata uccisa, buttata nelle foibe, violentata, ha subito di tutto. Ecco, noi la celebriamo perché vogliamo che non ci sia più violenza, perché vogliamo che ci sia pace in questo mondo e per questo abbiamo scelto un giardino, perché il giardino è il simbolo dell'eleganza, della serenità, della tranquillità, del verde, dell'ambiente, tutte cose che noi ogni volta celebriamo a parole ma spesso non riusciamo a metterle nei fatti. È una cerimonia molto importante perché questa giovane studentessa di 23 anni è il simbolo non solo di una femminilità offesa. Ricordiamo che è stata violentata e seviziata per lunghe ore da ben 17 aguzzini, i partigiani di Tito, che poi la gettarono in una foiba, e così si è consumato un doppio disonore come donna e come italiana. Norma infatti è morta perché non ha mai voluto rinnegare la sua origine e la sua patria.